L'esperienza di San Pio, la sua vita, ci offrono un esempio di questa continua ricerca. Egli la esprime con termini accesi e drammatici. A volte questa ricerca nella vita di San Pio sfocia nella consolazione, nel trovare il desiderato destinatario del suo amore e della sua aspirazione. A volte invece la ricerca naufraga nella desolazione, nel sentirsi abbandonato, nel vedere insoddisfatto il profondo desiderio del suo cuore. Alcune fasi della vita di San Pio sono state caratterizzate da una grande angoscia. Padre Pio si sentiva a volte un novello Giobbe, abbandonato e punito. Nel marzo del 1913 scriveva a Padre Agostino: «Sono stato solo di notte, solo di giorno. Un'asprissima lotta si impegnò da quel giorno con quei brutti cosacci. Volevano darmi ad intendere di essere stato rigettato da Dio. E chi non l'avrebbe creduto, tenendo presente il modo troppo scortese con cui fui allontanato da Gesù e da Maria? Ma grazie ne rendo a Gesù, perché sebbene mi avesse tolto tutto nell'allontanarsi da me, non mi aveva tolto però la speranza in Lui». Altre volte invece la fede procura a Padre Pio un'esperienza consolante che diventa, come lui stesso la definisce, dolcezza ineffabile.